Ci sono più scuse, abbandonare i rifiuti non va bene e non conviene. Con questo slogan, il comune di Montesilvano, in sinergia con Formula Ambiente e Sapi, ha inaugurato nei giorni scorsi il centro di raccolta di Via Inn nella città adriatica, alla presenza del sindaco Francesco Maragno, dell'assessore all'ambiente Paolo Cili e di Nicola Della Corina, responsabile per l'Abruzzo di Formula Ambiente. Al centro di raccolta di Via Inn, chiunque potrà conferire i propri rifiuti nelle mattine del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi di mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19 nell'orario estivo e dalle 15 alle 18 nell'orario invernale. Il centro, realizzato da Formula Ambiente e Sapi, sorge su un'area di 500 metri quadrati, di cui più di 400 di piazzale asfaltato, di fianco alla cabina primaria Enel di ATM-MT. È completamente illuminato e videosorvegliato e sarà possibile conferirvi i rifiuti quali apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti pericolosi, ingombranti, sfalci di verde e potature, piccole quantità di inerti. A disposizione dell'amministrazione anche due nuovi mezzi ecologici per la pulizia delle strade. Il prossimo impegno dell'amministrazione Maragno, un centro del riuso, dove le persone potranno scambiarsi oggetti per arrivare a conferire in discarica un numero inferiore di materiale. Della Corina, Montesilvano sempre più un comune riciclone, oggi si inaugura questa isola ecologica e Montesilvano che si appresta a diventare uno dei paesi più importanti da questo punto di vista. Sì, oggi c'è molta soddisfazione perché dopo qualche mese di attesa siamo riusciti ad aprire questo centro di raccolta che permetterà ai cittadini di portare in autonomia tutti i rifiuti ingombranti e non di cui si vogliono disfare quando vogliono, tutti i giorni, 3 ore al giorno, è possibile portare in maniera gratuita i rifiuti presso questo centro di raccolta, invece di abbandonarli vicino ai cassonetti. Vediamo in questo punto di raccolta anche due mezzi, un po' così, dire che non si vedono tutti i giorni, ne vogliamo parlare. Allora, questi due mezzi riguardano l'igiene urbana, sono dedicati allo spazzamento e sono delle proposte per il futuro. Noi andiamo dietro a quello che chiede l'amministrazione, cioè usare sempre mezzi più green, ecologici. Infatti abbiamo dei mezzi totalmente elettrici per lo spazzamento della parte rivierasca del comune. Nel periodo estivo sappiamo che il comune di Montesilvano ogni sera ha aperto questa zona pedonale che riscuote molta soddisfazione. E quindi noi ci stiamo attrezzando in maniera opportuna per rendere decoroso lo spazio in cui accogliere i turisti e le persone che vengono a passare la sera a Montesilvano. I tipi di rifiuti che possono essere conferiti in questa isola ecologica? Allora, qui possono essere accolti tutte le tipologie di rifiuto urbano, sia quelle che normalmente il cittadino butta nel cassonetto, ma soprattutto quelli ingombranti, financo gli sfalci dell'erba, piccole quantità di inerti e rifiuti pericolosi tipo batterie, bombolette, secchi di vernice e tutto ciò che non deve andare nei rifiuti
oggetto della raccolta domestica. Come funziona il conferimento? Sappiamo che tante persone vengono a Montesilvano anche nel periodo estivo per il mare. Possono conferire qui anche i cittadini che vengono da fuori o solo i residenti? Allora, possono conferire ovviamente i residenti, ma anche gli affittuari, cioè chi prende casa per un soggiorno turistico a Montesilvano e dimostra che ha preso casa a Montesilvano, può portare gratuitamente i rifiuti di cui intende disfarsi. C'è la possibilità di portare tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 3 ore al giorno, sia la mattina che il pomeriggio. Quindi c'è grossa comodità per i cittadini, basta solamente un pochettino di impegno. Infatti, come dice il nostro slogan, adesso non ci sono più scuse per abbandonare i rifiuti in maniera indiscriminata accanto ai cassonetti. Paolo Cilli, l'assessore all'igiene urbana del comune di Montesilvano, che dire, con questa apertura Montesilvano veramente si candida ad essere uno dei comuni più importanti per quanto riguarda la differenziata. Io spero che la percentuale di raccolta differenziata possa continuare ad aumentare. Stiamo cercando di dare ai cittadini le migliori possibilità di disfarsi dei propri rifiuti, oltre al numero verde che possono chiamare per organizzare una raccolta. Qui possono venire a portare i propri rifiuti in maniera autonoma, con degli orari, ma tutti i giorni praticamente aperto il centro. Oltre a questo, abbiamo in programma un altro centro di raccolta, un centro del riuso. Questo è il più piccolino, ma è il primo che siamo riusciti ad aprire. È un inizio, non ci fermeremo sicuramente qui, però vorremmo veramente la collaborazione dei cittadini per evitare di rendere la nostra città indecorosa agli occhi di noi montesilvanesi e anche dei turisti che in estate godono della nostra città. Anche per evitare quello che è successo nei giorni scorsi, che si è dovuto ricorrere a delle fototrappole per cercare di capire chi fosse a lasciare i propri rifiuti per strada. Assolutamente sì, purtroppo questo è un fenomeno che va avanti da anni, abbiamo incrementato il numero delle fototrappole in città negli ultimi anni, abbiamo elevato tantissime sanzioni, spesso riscontriamo che queste sanzioni sono anche dei cittadini che vengono da fuori città. Dovremmo cercare tutti quanti di capire che la città in cui viviamo è la nostra casa e quello che non facciamo a casa nostra non è bello farlo nella nostra città. È possibile che Montesilvano si avvarrà di altri centri come questo in altre zone della città? Assolutamente sì, abbiamo già affidato la progettazione del centro del riuso, che è un luogo dove il cittadino, prima di disfarsi di un qualcosa che è ancora funzionante, può portarlo in visione per 3-6 mesi e se un altro cittadino interessa può andare a prendere gratuitamente questo materiale al fine di ridurre il numero di smaltimenti. E inoltre siamo stati affidatari di un finanziamento da parte della Regione Abruzzo per un'ulteriore realizzazione di un altro centro di raccolta che speriamo di riuscire a far partire entro la fine dell'anno come progettazione e inizio delle lavorazioni. Sindaco Maragno, oggi un'altra isola ecologica qui nel suo comune, adesso veramente non ci sono più scuse anche per quei cittadini che ultimamente erano stati beccati a conferire rifiuti dove non si poteva. Oggi finalmente apriamo il primo centro di raccolta di Montesilvano dove si potranno conferire i rifiuti, compresi gli ingombranti e anche i rifiuti da trattare in maniera particolare, quindi eliminando sostanzialmente tutti quanti gli alibi per i cittadini scorretti che finora hanno continuato a conferire i rifiuti per strada. L'obiettivo è quello intanto di aumentare le percentuali di raccolta differenziata in modo tale da abbattere anche i costi della tariffa, ma soprattutto sostenere le politiche ambientali e restituire il massimo decoro alla città.
che tipo di centro sarà questo? Un centro molto utile sicuramente ai cittadini che continueranno a fare sempre raccolta differenziata porta a porta, però qui avranno anche un modo in più per conferire. Esattamente, potranno qui conferire i rifiuti agli orari prestabiliti, quindi anche quando avranno un surplus di rifiuto in casa e non vorranno aspettare magari il ritiro come da calendario, oppure soprattutto per quanto riguarda gli ingombranti potranno conferirli qui direttamente, oppure possiamo ricordarlo chiamando Formula Ambiente e prenotando il ritiro direttamente a casa. È fondamentale rispettare le politiche ambientali, è fondamentale attuare delle politiche di corretto conferimento dei rifiuti se vogliamo avere una città più bella e più vivibile. Ecco, dopo l'apertura di quel centro di raccolta vicino a Porto Allegro, che sicuramente avrà dato i suoi frutti, eccone un altro. Quindi Montesilvano si sta spingendo su questa linea, sulla linea del riciclo. Sì, stiamo spingendo sull'acceleratore del riciclo, anche perché siamo partiti da poco più del 10% di differenziata in città, siamo già arrivati nel giro di un anno e mezzo a quasi il 33%. Sono dati strabilianti, eccezionali, e sono dati che noi vogliamo continuare ad implementare fino ad arrivare al 70% di differenziata, e lo faremo anche estendendo il porta a porta spinto che oggi vede il servizio attivo a Montesilvano Colle nella zona del PP1 e nella zona al confine con Pescara anche ad altre zone della città.